Giuseppe Gatti Savio, nato ad Agrigento il 18 ottobre 1986, residente a Campobello di Liccata, cittadino libero. Ecco chi era Giuseppe Gatti, ecco come si definiva nel suo blog, dall'emblematico ed eloquente titolo La mia terra la difendo.it, e spiegava quel particolare status di cittadino libero per combattere il servilismo che ogni giorno di più avvolge il nostro paese, scriveva. E così proseguiva: ho scelto di rimanere in Sicilia, di non andare via, anche se vivere qui è duro, durissimo. La Sicilia non è bella, è bellissima, e io voglio lottare per far sì che questa vituperata terra possa rinascere. Cerco di fare ciò portando dentro di me il ricordo di gente come Falcone, Borsellino, Pio La Torre, Peppino Impastato, Pippo Fava, Beppe Alfano e tutti coloro che hanno dato la vita per ridare dignità alla Sicilia e ai siciliani. Giuseppe Gatti è morto, se n'è andato a soli 22 anni in una fredda e piovosa mattina di sabato, ucciso da una scarica elettrica. Un incidente sul lavoro, una delle tante morti bianche sulle quali la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disponendo l'autopsia sul corpo del ragazzo. Un incidente banale, un destino crudele. Giuseppe, a differenza di tanti suoi coetanei abbagliati dai virtuali reality o da fatui troni di bellezza, aveva scelto invece l'impegno sociale, l'impegno politico in una realtà difficile e complessa come quella siciliana, e lo aveva fatto con l'entusiasmo della sua età. Ecco la vivace contestazione lo scorso mese di dicembre ad Agrigento a Vittorio Sgarbi e la sua difesa ad alta voce dei magistrati antimafia come Giancarlo Caselli, un'azione che aveva fatto il giro del mondo attraverso il web, e attraverso la rete sono oggi centinaia e centinaia messaggi di cordoglio, di solidarietà per la morte di Giuseppe Gatti, giunti al suo blog e al suo Facebook. Incredulità e sgomento i sentimenti più ricorrenti. Giuseppe Gatti, scrive un anonimo cittadino romano, ha avuto il coraggio di alzare la testa e la voce in una Sicilia difficile e in un'Italia in silenzio. Grazie Giuseppe. Mentre scrivo ho in mente le parole della canzone del maggio di Fabrizio De André, scrive un altro blogger. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.